Diciamo che in democrazia, essendo noi una repubblica parlamentare, i governi si fanno ancora in Parlamento. Tutti abbiamo fatto la campagna elettorale nel 2014, assolutamente ogni partito contro gli altri. Diciamo, la sfida è stata anche pesante, assolutamente. Quello che invece andrebbe discusso e che mi sarebbe piaciuto ritrovare anche sulla verità non è un programma ipotetico che ha scelto la verità di fare così. Io farei in altro modo, personalmente, ma non intendo discutere oggi del È un programma filino eventuale, prematuro, forse. totalmente prematuro. Intanto perché c'è il 20, vediamo cosa dirà e quale sarà la comunicazione del Presidente del Consiglio, vediamo se c'è un bluff anche dietro alla crisi drammatica che ha innestato il vice premier Salvini, che non si è ancora dimesso lui, non ha ancora fatto dimettere i suoi ministri, quindi da questo punto di vista, anche con il rilancio, un bluff secondo me, che ha fatto ieri, non so, ritira la mozione di sfiducia? Che cosa fa il 20? Diciamo che è tutta aperta la cosa. Questo lo vedremo, però mi incuriosisce perché lei ha detto vedremo che cosa dice Conte, perché lei No, che cosa vedremo si cosa dice. aspetta che No, dica io il non mi Presidente? aspetto nulla, mi E aspetto beh, che insomma. Conte, io sono rimasta a questo. A un ministro degli interni, nonché vice premier, che ha detto questo governo non c'è più, voglio la crisi, voglio andare al voto, decidendo lui quando deve decidere. In parte la crisi deve essere portata dentro al Parlamento, quindi dentro le aule parlamentari, e non c'è ancora arrivata. E poi la parola passa a Mattarella e alle nuove condizioni. Prima questione. Seconda Senatore Condini, cosa. secondo lei invece che cosa potrebbe dire? Un secondo, andiamo per pezzetti perché è talmente No, però tanta. posso dire una cosa? Sì. Ricordiamoci cosa ha detto il Premier Conte, credo il 7 sera alla conferenza stampa, o il 7 o Oh, l'8, vorrei dirlo, perché lui 8 sera, era l'8 era sera, l'8, l'8 ecco, di era agosto. l'8 sera, esatto, in cui ha detto che il vice Premier Salvini gli ha detto che lui voleva andare al voto, non gli importava nulla dell'Italia, ma voleva andare al voto per capitalizzare il consenso su di sé. Siamo rimasti lì, Salvini non ha smentito, ma non si è ancora dimesso.